Milo Manara, Caravaggio, La tavolozza e la spada e La Grazia, edizioni Panini Comics. In due splendidi volumi di grande formato, la sensuale arte di Milo Manara racconta col suo stile unico la breve e luminosa parabola di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Storicamente accurato, seppure impreziosito da personaggi di invenzione, il racconto disvela sullo sfondo di una Roma seicentesca sfarzosa e ribalda la sublime rivoluzione pittorica del maestro lombardo, la genesi romanzesca dei suoi capolavori, ma anche quel suo carattere sanguigno e sfrontato in cui trova la sua genesi l'accusa di omicidio che lo inseguirà fino alla fine della vita. Il segno cesellato di Manara, dettagliato fino alla pignoleria nelle ricostruzioni sceniche, ce lo mostra nei suoi vagabondaggi a Napoli, poi all'isola di Malta governata dai Cavalieri di San Giovanni, quindi in Sicilia e infine sulla spiaggia di Porto Ercole, laddove Caravaggio concluderà prematuramente la sua esistenza di innovatore geniale ed irrequieto dell'arte universale. Jeff Lemire, Dustin Nguyen, Ascender, volume 1, La galassia infestata, edizioni Bao Publishing. Nuovo percorso per l'universo narrativo immaginato dal duo americano. Dopo Descender, le cupe visioni di mondi devastati da un'apocalittica guerra tra umani ed esseri sintetici, Ascender ci catapulta nella società nata da quel sanguinoso conflitto, un ambiente pre-tecnologico dove l'energia dominante è quella magica e la scienza è relegata al rango di mito. Mila, figlia di uno dei personaggi della prima saga, con l'aiuto di uno degli ultimi robot, deve sfuggire alle milizie dei Vamp, discepoli di una potente e dispotica strega conosciuta come La Madre. Un'affascinante contaminazione tra fantascienza e fantasy, che i delicati acquerelli di Dustin Nguyen supportano con immagini ad alto impatto emotivo. Cinzia Ghigliano, Marco Tomatis, Il mistero dell'isolina, edizioni Comic Out. A molti anni di distanza dalla sua prima pubblicazione su Linus, torna il reportage a fumetti su quello che ad inizio Novecento fu definito il processo del secolo, basato su un fatto di cronaca nera per il quale i giornali parlarono addirittura di una trasferta italiana di Jack lo Squartatore. Nel fiume Adige vengono ripescati i resti di una donna fatta a pezzi, la ventenne Isolina Canuti. Le indagini rivelano che aveva una relazione con un giovane tenente, Carlo Trivulzio, che era incinta e che il suo amante insisteva per farla abortire. Da qui prendono corpo le ipotesi sulla fine dell'infelice ragazza ed anche i prodromi di una lunga vicenda giudiziaria che vede contrapposti da un lato la stampa e un deputato socialista a caccia di verità, dall'altro il Trivulzio e gli alti gradi dell'esercito che premono per insabbiare e depistare tutto. Una cupa e italianissima storia raccontata dalla parte della vittima, la tragica e commovente Isolina, condannata da una vita grama e triste, a fidarsi di uomini immeritevoli.